Seduta di rifinitura stamani al Poggio per il Pescara. Ultimi dettagli provati prima di una gara che può valere una stagione intera. Oltre alle assenze degli squalificati Castanos e Galano, Sottil deve fare i conti con un problema che si è palesato negli ultimi giorni. Un fastidio muscolare a carico di Davide Bettella, che è dunque a forte rischio per il match di domani. Il giocatore, peraltro, di proprietà dell'Atalanta, è finito nelle mire dell'ambizioso Monza di Galliani e Berlusconi e voci di mercato danno l'affare quasi per fatto. Se così fosse, una tale assenza potrebbe pesare di meno, poiché in questa fase la cosa migliore sarebbe avere giocatori meno distratti e più dediti alla causa biancazzurra. Causa che oramai, per restare in tema di mercato, è propria di Luca Clemenza e Grigoris Castanos, che sono di fatto calciatori del Pescara dopo la maxi operazione imbastita con la Juventus e che coinvolge altri tre calciatori delle giovanili biancazzurre che hanno fatto percorso inverso. E se Castanos al provinciale, come detto, non ci sarà, Clemenza sarà di nuovo titolare, stringendo i denti. In settimana ha fatto fatica a smaltire la botta ricevuta contro il Frosinone. Dalla lista dei lungodegenti esce invece Campagnaro, che ha svolto anche la rifinitura e sarà convocato per Trapani. Autonomia limitatissima, ma la sua esperienza nel finale di partita può tornare sempre utile. Così l'11 titolare del provinciale dovrebbe vedere Fiorillo tra i pali, difesa 3 con l'ex Scognamiglio al centro, ai suoi fianchi Drudi a destra e Del Grosso a sinistra, linea mediana 4 con Zappa a destra, Busellato e Memuscià interni e Crecco a sinistra, favorito su Balzano. In avanti certi di una maglia Maniero e Clemenza, mentre Bocic sembra essere in vantaggio su Pucciarelli, il quale rischia di partire dalla panchina. Scelte dell'attacco che potranno avere modifiche solo in caso, in queste ore, la Corte Sportiva d'Appello restituisca 2 delle 3 giornate di squalifica comminate a Galano. Trapani in condizioni disperate, la rimonta sembra molto difficile, ma il tecnico Castori ha già lanciato il monito e chiederà ai suoi di dare il massimo finché c'è un briciolo di speranza. Per il Trapani c'è solo la vittoria, per evitare la retrocessione, e i siciliani provano ad aggrapparsi ad uno degli ex, il bomber Stefano Pettinari, coi suoi 17 gol stagionali. Ha saltato il match di Pisa per un problema muscolare, la risonanza magnetica a cui si è sottoposto ha escluso lesioni e va verso la convocazione. Rifinitura nel tardo pomeriggio, Castori ripartirà dal 3-5-2 con Carnesecchi tra i pali, difesa con Buongiorno, Pagliarulo e Pirrello, quest'ultimo favorito su Scognamiglio e l'ex Fornasier. I quinti saranno Kupic e Grillo, gli interni Luperini, Togordò e Colpani, il quale sostituirà lo squalificato Koulibaly. In avanti, Dalmonte e Piszczek si contendono una maglia al fianco di Pettinari. In caso di forfè del centravanti giocheranno entrambi. Direzione di gara per Niccolò Baroni di Firenze, con cui il Pescara non ha mai perso, in 6 direzioni 3 vittorie e 3 pareggi. In questa stagione Baroni ha arbitrato Pescara-Benevento 4-0, la migliore prova stagionale dei biancazzurri, e lo 0-0 col Chievo. Viceversa, il Trapani in 3 direzioni non ha mai vinto con Baroni, che non ha mai fatto partita al provinciale. Quest'anno un pareggio 2-2 in casa della Juve Stabia e 2 sconfitte nelle stagioni precedenti a Cittadella e Verona.